un altro saluto molto particolare ad un angelo che è sempre attento a partecipare a questi incontri sociali del nostro paese, quindi la ringraziamo ancora una volta. Grazie. Come vedete abbiamo due ospiti, la dottoressa Greco Raffaella e il dottor Paolo Ferlandi, giornalista della Gazzetta di Parma, che è già stato qui con noi in recente passato, ci aiuterà a animare questa serata che sicuramente, interfacciandosi con la dottoressa, spero riesca a stimolare il pubblico, voi, per poter creare un'atmosfera di interesse comune, in modo che alla fine della conferenza ci sia un bel dibattito, in modo che ci aiuti a capirci meglio sulle tematiche che vengono proposte. In questo momento io vorrei fermarmi prima di dirvi il perché della serata, per dare la parola al nostro sindaco. Buonasera a tutti, intanto ringrazio a nome dell'amministrazione comunale Intersos, il gruppo locale di Borgotaro, Dama Soffici, il dottor Grossi, tutti i loro collaboratori, i volontari del gruppo che in questi mesi, oltre a questa serata, ci stanno dando diverse occasioni di poter scoprire e approfondire argomenti importanti che non riguardano solo e non tanto la nostra quotidianità e la nostra piccola storia più locale, ma ci date occasione di poter spaziare e allargare un po' il nostro respiro a temi ben più alti, ben più significativi, che però sono importanti in una comunità, anche in un paese come Borgotaro, dove la sensibilità verso la cultura è forte e credo vada coltivata. Quindi il lavoro che il gruppo locale di Intersos sta facendo credo davvero vada sottolineato, e voglio ringraziarvi a nome della comunità borgotarese, non solo dell'amministrazione comunale, per questo preziosissimo lavoro. Voglio poi ringraziare i nostri ospiti, la dottoressa Greco, il professor Ferrandi, che è già stato nostro ospite in precedenza in occasione della visita del giornalista Landi, e quindi è un ritorno gradito, e la protagonista di questa serata che ci consentirà di capire meglio, di metterci a disposizione la sua esperienza sul tema delle migrazioni dall'Africa e verso l'Africa. Mi sembra di capire che il tema sia ambivalente, quindi mi fermo qui perché c'è tanto da dire, ma soprattutto per noi credo anche tanto da scoprire e da ascoltare. Quindi grazie, buona serata e buon lavoro. Due parole per inquadrare il problema. Stasera ci siamo ritrovati per fare un'altra tappa del nostro percorso di coscienza e di presa di coscienza del problema gravissimo della migrazione, dei migranti. Questo problema dei migranti in questi ultimi anni ha preso una risonanza notevole, direi quasi mondiale, favorita da queste benedette guerre del Medio Oriente e delle nazioni africane che guardano verso il Mediterraneo. Abbiamo assistito e siamo tutti, diciamo, testimoni televisivi di questi grandi movimenti, di questi grandi campi che ci hanno fatto vedere. Buonasera a tutti e grazie mille di aver preso il tempo per essere qui con noi questa sera. Io lascio la dottoressa qui e qua si siede Raffaella, molto emozionata e molto felice di essere davanti ai vostri occhi intensi. Io ho 35 anni quasi e sono una migrante che ha molta fame di vita, che ha molta fame di esperienze, che ha molti sogni, che ha molti desideri, che ha uno zaino pienissimo e che sceglie e può andare per il mondo a riempirlo ancora di più, ad arricchirlo di esperienze, di altri sogni, di altri incontri, di altri occhi come i vostri. Ci sono altre Raffaelle sparpagliate in giro per il mondo che hanno uno zaino altrettanto grande e altrettanta voglia di riempirlo,
ma passaporti non color bordeaux come le poltrone sulle quali siete seduti, e quindi meno possibilità di girare, meno possibilità di arricchirlo, meno possibilità di incontrare, di vedere gli occhi bellissimi che state puntando verso di me. Per tutte quelle Raffaelle mi siedo qui, e per tutti quei Juan, per tutti quelle Fatima, per tutti quei Suad, mi siedo qui a dirvi quello che io vedo con i miei occhi, quello che io ascolto con le mie orecchie, che mi piacerebbe fossero per questa sera anche i vostri occhi e le vostre orecchie, che viaggiaste con me, che vi lasciaste trasportare fuori dal freschetto di questa primavera italiana e che sentiste addosso il caldo del deserto o il caldo delle foreste tropicali o la fatica di molte ore di cammino e di viaggio verso una fonte d'acqua o verso un lavoro possibile al di là di un qualche confine, e che provaste a sentire sulle spalle quello zaino con molta voglia di riempirlo e con poca possibilità di farlo. Io credo che se mi regalate un po' di ingenuità bambina, di fare questo sogno insieme a me, di provare a mettervi lo zaino sulle spalle, vi sarà più facile, sicuramente più istintivo, mettervi nei panni di molte persone. Non parleremo questa sera dei campi di rifugiati o di profughi o degli sfollati o di coloro che scappano dalle guerre, come avete già avuto occasione di fare, ma parleremo di tante Raffaelle, di tante Damaso, di tante Clara, di tante Paola, di tante Maria, di tante Paolo, di tanti Gino, che cercano un sogno, che cercano un meglio, che cercano una possibilità, che seguono un marito, che inseguono un lavoro. Possono essere mauritani, possono essere maliani, possono essere kenioti, ma possono essere italiani. Possono essere i circa 20.000 portoghesi che ogni anno, vista la crisi in Portogallo e in Spagna, vista la penuria di lavoro in Europa, si imbarcano verso l'Angola, chi di voi sa dove è? Pochi, il Mozambico o il Kenya, in cerca di lavoro. Possono essere quei circa 70.000 europei che nel solo 2013 si sono imbarcati verso questi stessi paesi africani che vi ho appena nominato in cerca di lavoro. E questo, immaginatelo, in un contesto in cui veniamo bombardati di informazione sulla migrazione, sull'ondata, sull'invasione africana verso l'Europa, in cui negli occhi abbiamo l'immagine certamente drammatica, certamente disperante, di barconi carichi di donne, di uomini e tragicamente anche di bambini che sbarcano a Lampedusa, ma non abbiamo affatto l'altro lato della medaglia, che è un lato che ora vi racconto con molta sorpresa. Tra i paesi dove viaggio spesso c'è il Mozambico, che è in fondo all'Africa, vicino al Sudafrica, sulla costa dell'Oceano Indiano, un paese con cui l'Italia e la vostra regione, la città di Reggio Emilia in particolare, ha un legame molto, molto antico, e che in forza di questo legame, in forza di anni di cooperazione, ottiene la concessione delle piattaforme petrolifere del petrolio recentemente scoperto nel paese per 99 anni, l'ENI vince questa gara d'appalto per i prossimi 99 anni. L'estrazione del petrolio al largo delle coste mozambicane è in concessione a questa nostra grande azienda. Questa nostra grande azienda impianta delle meravigliose piattaforme e